e quindi l'inserimento in linea, davvero molto bravi, potete vederlo poi oggi nel momento più spettacolare della rievocazione del secondo giorno della battaglia, che vi ricordo inizierà a partire dalle ore 14.30, quindi vi aspettiamo tutti al Castello dell'Arancia ed ora l'ingresso appunto. Infatti, come vedete, subito dietro la regina appunto Carolina. E oggi vedremo cavalcare con grande bravura sul vestiero a capo del secondo battaglione. Ed ora fa il suo ingresso il primo battaglio, costituito nel 1797 nel quadro delle forze armate della Prima Repubblica Bresciana, che nel luglio dello stesso anno veniva assunto dal Cisentino. Divenne poi il primo reggimento di fanteria leggera. Natascha! Campagna per quelle di Germania, Spagna e Russia. Il gruppo contro Torre a trovare! Il comandante di campo, Antonello Rota, eccolo qua che ci saluta con il suo contro Mascia Trova! Lui ora comanderà ovviamente tutti i movimenti. Ed è questa la legione italica, la italica gruppo dell'associazione Carosello Storico Tre Leoni di Somma Lombardo. Per cortesia fate ancora spazio perché i divulgatori sono tantissimi. Soprattutto perché deve fare il suo ingresso il secondo cavalleggeri, gruppo storico della città di Tolentino, che ovviamente vedete che ho portato anche un piccolo pezzo d'artiglieria, forse andato a terminare. Bandiera.
il trombettiere adesso parte appunto del secondo cavalliere che ci ha raggiunto e che è qui presente in Piazza della Libertà. Non stai dove? Ricordiamo appunto tre Gianmario Paperoni, Marcello Capitani, Stefano Capotosti, Alberto Leone, Giancarlo Leone, Fabio Macaroni, Alessio Gattarini, Tonino Pazzelli e Mauro Vitali. Grazie professore, gentilissimo. Come è presente qui in piazza tutte donne, insieme a Rudenti, che sarà presente, e qua pronti appunto per salutare. Di Pizzo Calabro che è presente qui in città insieme al gruppo storico, quindi signor sindaco grazie per esserci venuto a trovare il nome della città di Pizzo. Cariche dei vari reggimenti, dei vari battaglioni. I cavalli sono abituati, però vedrete appunto che l'effetto sarà particolarmente emozionante. Forse per i bambini più piccoli è meglio coprire le orecchie, comunque vedete i comandi che vengono dati da parte dei vari uffici. Veniva armato il cane su cui era ovviamente posizionata la pietra focaglia, che al momento in cui uno tira il grilletto va a cadere proprio sulla camera dove all'interno è stata depositata la polvere nera, la polvere da sparo, che quindi con la scintilla si incendia e di lì a qualche secondo poi la palla parte per effetto dell'esplosione. Non sempre era così facile, non sempre avveniva oggi come allora, sia in queste armi che sono perfette riproduzioni di quelle dell'epoca, ma alcune delle quali sono proprio originali e che ancora oggi vengono utilizzate dai rievocatori appunto qui per la battaglia di Tolentino.
carica salve per salutare il pubblico di Tolentino, quindi bambini attenzione. Vedete l'ufficiale al centro che in pratica è pronto. Il rullo di tamburi. Vedete tutti i reggimenti pronti. E l'applauso di Tolentino ai rievocatori di questa 13ª edizione. Ed ora sentiremo l'artiglieria. Oltre la chiesa! Piccolo cannoncino, non è ovviamente quello da 6 libbre. Verrà caricato in fondo alla piazza, speriamo che non beccano proprio noi sul palco e magari che salvano anche il palazzo municipale che ancora ci serve. È vero che il sindaco in questi giorni non c'è, però forse immaginando di questo colpo e di questo assalto. C'è comunque, ho visto il vice sindaco Nobili questa mattina, chissà se sia lui proprio a difendere il palazzo municipale. Vedete ora le operazioni di carico, in pratica viene caricato il colpo, poi la miccia, viene ovviamente pulita prima tutta la canna e poi viene inserita la carica che veniva inserita all'interno del cannone. Tutto pronto, possiamo dare l'ordine quindi per far sentire al nostro pubblico anche la potenza del cannone. La pulizia, quindi come vi spiegavo, della canna, la carica inserita nel cannone, come detto manca ovviamente la palla ed ora l'accensione della miccia. Di lì a qualche secondo il colpo. E anche qui l'applauso del pubblico, guardate la bravura dei nostri cavalieri e dei cavalli ormai abituatissimi a questi colpi. E quindi ora chiameremo tutti i gruppi che sfileranno qui sotto e che saranno premiati dal presidente di Tolentino 815 Paolo Scisciani. Poi vi ricordo ancora oggi pomeriggio il saluto di tutte le autorità al Castello dell'Arancia. Iniziamo dai gruppi austriaci. Iniziamo dal primo battaglione di fanteria di linea del Ducato di Modena, il battaglione Estense, che invitiamo ad avvicinarsi qui al palco, il comandante ovviamente, una rappresentativa. Gruppo che ringraziamo perché è stato proprio con il secondo cavalleggeri ospiti del Costanzo Show giovedì scorso, il suo comandante tra parentesi è l'assessore alla cultura proprio del loro comune, quindi li accogliamo, se facciamo un po' di spazio qui davanti al palco, grazie, così eccoli qua, grazie per essere a Tolentino, bellissime le emozioni che ci avete regalato ieri sera nel corso del Gran Galà Reale, davvero bellissima la ricostruzione dei balli dell'epoca, costumi curatissimi ed eccezionale sicuramente anche la presenza del loro gruppo storico che oggi vedremo ancora al Castello dell'Arancia, quindi le foto di rito e quindi
Un grazie ancora al primo battaglione di fanteria di linea del Ducato di Modena. Quindi la volta dei bielorussi, quindi del reggimento fanteria di Brest. Ecco il comandante se ci raggiunge. Il reggimento fanteria di Brest che ci ha appena salutato e quindi adesso ci tornerà a trovare, mentre vedete che rientrano nei ranghi intanto il gruppo dell'artiglieria. Ecco il comandante, pensate, dalla lontana Bielorussia, anche per loro un grande applauso, il reggimento fanteria di Brest. Ecco la foto di rito. Proseguiamo quindi poi con gli altri gruppi. Il KK Lir 15 von Klebeck. Vessillo e capitano insieme alla vivandiera pronta ad essere salutata qui appunto dall'associazione Tolentino 815. Una bella parata, una bella emozione per chi oggi era qui in piazza. Questo è un omaggio virtuale, poi omaggi, senti, metti dietro la bandiera in modo che ci facciamo una foto di qua, questo lo vedo, dovresti, magari aggiungiamo la mano, se arrivi, è complicato, non lo so, è così. Proseguiamo quindi con il KK Lir 58 dell'Associazione Livornese Rievocazioni Storiche, il 58esimo, è un reggimento austriaco che si è guadagnato molte medaglie d'argento al valore, pensate 7 nel 1805, 10 nel 9, 1 nel 12 e 6 nel biennio 1813 e 1815. Quindi un applauso e un grazie anche a loro per essere qui a Tolentino. Fatevi però, girate un attimo, ci riprendiamo meglio. Questa è la consegna, anche con la stessa di mano, se ce la fai a fare tutte le cose un po' difficili. Grazie di essere presenti. Ora è la volta del 59esimo. KK 59esimo è il gruppo che arriva dalla Repubblica Ceca, pensate che fu un reparto molto glorioso e partecipò a quasi tutte le battaglie importanti del periodo napoleonico. Ecco quindi il comandante e il portabandiera, come spesso avveniva, se non c'era proprio un portabandiera il vessillo del reggimento veniva portato da un fuciliere sulla baionetta. Anche per loro l'applauso per essere qui a Tolentino. Grazie, thank you. Sì. Grazie, grazie. Quindi ora il gruppo degli Jäger che ci raggiungeranno.
pratica la Brigata Italiana Fonbianchi, che riunisce i principali gruppi austriaci italiani e si inserisce a pieno titolo nel progetto costitutivo di una brigata europea che vuole integrare e coordinare l'attività di diversi gruppi austriaci proventi in Europa. Sono in pratica, fanno parte gruppi provenienti dalla Repubblica Ceca, da Livorno, gli italiani nei vari battaglioni del Trentino, gli ungheresi, gli ussari della Repubblica Slovacca. Bellissime le loro divise, davvero eccezionali. Ed ora è il momento di salutare i rievocatori franco-napoletani. Iniziamo è la volta dei Tiroleur du Po, quindi che adesso ci raggiungeranno e che hanno più volte dato tutti uno scandito, davvero le marce, fantastico il suono dei loro ottavini, sono bravissimi, li ho visti più volte questa mattina in piazza, grazie davvero. Facciamoci vedere un attimo, per la foto con la stessa idea, ce la due, grazie, ciao ciao, grazie. Mi dicono anche che abbiamo fatto una dimenticanza e me ne scuso con gli interessati, quindi di premiare il gruppo Real Reggimento Estero, anche questo gruppo austriaco, gruppo di rievocazione storica proveniente da Cassino e rappresenta quindi un gruppo borbonico che è stato fondato da Re Ferdinando IV di Borbone. Che per loro vedete un'ottima riproposizione di divise, armi ovviamente dello stendardo del reggimento. È il momento del reggimento Real Marina di Caltanissetta. Anche per loro ovviamente il piacere di essere qui a Tolentino per questa rievocazione. Un reggimento di fanteria di marina detta Reale Armata di Mare. Il gruppo arriva da Caltanissetta. Senti, per giù e dopo facciamo un po' di finale, bene, senti, io mettiamo la classe. È il momento quindi di accogliere con un grande applauso la prima corte della Legione Italica, gruppo dell'associazione Carosello Storico Tre Leoni di Somma Lombarda. Con appunto Antonello Rota, che ieri è stato il nostro comandante di battaglia e che ci ha regalato delle emozioni, uno spettacolo davvero eccezionale, oltre un'ora di rievocazione nella spianata retrostante il Castello dell'Arancia, che ha divertito il foltissimo pubblico. Libertà italiana mi sembra proprio il miglior augurio. La Lettonia. Ecco i fucilieri granatieri della Guardia, anche per loro una grande, grande viaggio, andiamo davvero da lontano. Vedete che intanto la nostra artiglieria si sta nuovamente preparando, perché alla fine saluterà il pubblico ancora con un colpo di cannone. Grazie.
reggimento di fanteria leggera del Regno Italico, gruppo storico di rievocatori. Fu costituito il reggimento nel 1797 nel quadro delle forze armate dell'effibera Repubblica Bresciana. Il gruppo ha sede a Milano, ma tra le loro file, come ho ricordato più volte, vi sono aderenti provenienti anche da Toscana, Lazio e Veneto. Sono pratica i veterani di questa rievocazione, perché sono stati quasi sempre presenti qui a Tolentino, e per questo li ringraziamo e per questo li salutiamo con un bel applauso forte, perché li consideriamo davvero nostri amici. Il presentatarmi al presidente di Tolentino 815. Comandi in francese ovviamente, ed ecco il regalo simbolico, ed ecco l'applauso e la foto per il primo reggimento del gruppo storico di un reggimento dell'esercito francese costituito dall'associazione Imago Historie di Potenza, il 19° di linea. Volta del gruppo storico Pizzo 1810, che nasce all'interno dell'associazione Artigian Famiglia, ricostruisce nobildonne, nobili, gente del popolo, pescatori e artigiani che rievocano dal vivo le antiche arti e mestieri grazie all'impiego di strumenti e attrezzi proprio del tempo. Il gruppo ha anche una sezione militare, come vedete, che con il reggimento di Marina della Guardia e quello della Guardia Reale Ussara, e partecipa a diverse rievocazioni a Pizzo 1810 e Pizzo 1815. Sicuramente significativo. Ed ora è il momento di accogliere qui sotto il palco il reale gruppo storico Gioacchino Murat, nato nel 2004, creato dall'associazione Murat Onlus con il nome di Pizzo 1815, che realizza la rievocazione storica degli ultimi giorni di Murat Pizzo, nonché il corteo storico in ricordo della visita che il re fece a Pizzo nel 1810. Quindi con davvero grande piacere salutiamo il re di Napoli, Gioacchino Murat, la regina Carolina, i figli, i personaggi della corte, dame e cavalieri, e guardate il secondo cavalleggeri che rende l'onore delle armi al re di Napoli, Gioacchino Murat, e presidente Tolentino 815, che ovviamente scende per raccogliere appunto il re, che come sempre viene salutato con l'onore delle armi, pur essendo stato il grande sconfitto di questa battaglia. L'applauso della città di Tolentino a re Gioacchino Murat e alla regina Carolina, sorella di Napoleone. Vedete il presentatarme del secondo cavalleggeri.
sono qui prontissimi. Sono qui prontissimi, sono un po' il vanto della nostra città, è il gruppo di rievocatori a cavallo più numeroso d'Italia. Signore e signori, fa parte dell'Associazione Tolentino 815, il secondo reggimento cavalleggeri. Qualche problema ad allinearsi oggi, non ne vuol sapere, può capitare. Quasi riuscita, ma meritano comunque l'applauso del pubblico, non è facile farlo sul pavè poi della nostra piazza. Ed ecco ora che avanzano porta stendardo con il capitano per ricevere l'omaggio del presidente Tolentino 815. Ringraziamo quindi Gianmario Paparoni e Alberto Leonori. Anche il cavallo, devo dire, si è girato per la foto, ormai è preciso proprio. Grazie. Quindi facciamo prendere nuovamente posizione al secondo cavalleggeri. Io invito il gruppo di artiglieria a prendere posto al centro della piazza per appunto l'ultimo colpo, mentre vi ricordo che oggi al Castello dell'Arancia potete venirci a trovare fin da subito, sarà la distribuzione del rancio del soldato, poi potrete vivere ovviamente i momenti di vita all'accampamento militare, a partire dalle 14.30 ci saranno tutti i vari momenti preparatori per la rievocazione della battaglia e poi appunto alle ore 15 la ricostruzione del secondo giorno della battaglia di Tolentino. Possiamo dare l'ordine, è l'ultimo colpo per salutare la città di Tolentino qui in centro e darci l'appuntamento al Castello dell'Arancia. Polizia del fusto, la carica e la compressione con lo stantuffo. Inserimento della polvere e l'inserimento della miccia. Il colpo di cannone, l'applauso del pubblico. Appuntamento al Castello dell'Arancia oggi pomeriggio per il...
pulire. Lei.